Miei cari amici, la vita, nel suo insieme, prenderà poco a poco una forma del tutto diversa quando un numero sempre più grande di persone crederà al karma e alla reincarnazione, nel modo che è stato esposto nei video precedenti. Allora, alla propria coscienza si pone la seguente domanda: cosa rende un uomo nel tempo presente uno scienziato dello spirito? A proposito di questo, potrebbe facilmente crearsi l'equivoco di confondere il movimento scientifico-spirituale con questa o quella organizzazione esteriore. Tali organizzazioni esteriori ci devono essere, ma è importante capire che ad un'organizzazione esteriore può appartenere in fondo chiunque abbia un interesse più profondo per questioni che riguardano la vita dello spirito e che voglia approfondire il proprio pensiero in tal senso. Già da questo si evince che non si possono imporre dogmi a coloro che entrano in tali organizzazioni. Tutt'altra cosa, però, è indicare in modo chiaro che cosa renda l'uomo contemporaneo uno scienziato dello spirito. L'acquisito convincimento del fatto che esista un mondo spirituale è certamente il punto di partenza delle certezze scientifico-spirituali. Ma nelle cerchie di coloro che coltivano la scienza dello spirito, si deve ben sapere che ciò che rende scienziati dello spirito è qualcosa di molto più preciso della semplice certezza dell'esistenza di un mondo spirituale. Hanno avuto una tale convinzione sempre e ovunque tutti coloro che non fossero dei veri e propri materialisti. Ciò che rende l'uomo contemporaneo uno scienziato dello spirito è qualcosa che la cultura occidentale cerca con tutte le sue forze, tanto che è diventata una qualità caratteristica nella ricerca spirituale di molte persone. Mentre, d'altra parte, ciò che caratterizza lo scienziato dello spirito in quanto tale viene ritenuto la più strana balordaggine da parte della cultura esteriore. Grazie alla scienza dello spirito arriviamo anzitutto a conoscere come funziona l'evoluzione dell'umanità, della Terra e del nostro sistema planetario. Ma ciò che qui si intende è il raggiungimento di una certezza in merito alla questione della reincarnazione e del karma. Il modo in cui le persone si conquisteranno questa certezza, il modo in cui sapranno integrarla nella vita di tutti i giorni, in futuro trasformerà in alto grado la vita moderna dell'uomo. Questo porterà ad una modalità di convivenza tra gli uomini che è necessaria per il futuro, se si vuole evitare che la cultura vada in rovina. Esperienze dell'anima, come quelle che ho descritto ieri, ovvero nel video precedente, può farle in fondo ogni uomo del nostro tempo, non appena arrivi alla certezza interiore della verità della reincarnazione e del karma. A ciò cui mira la scienza dello spirito nel nostro tempo, però, si contrappone il carattere fondamentale del nostro presente, che è del tutto esteriorizzato. Questo si esprime in un modo radicale nel fatto che se da un lato troviamo nella cultura contemporanea un certo interesse per le grandi e centrali questioni della religione, dell'evoluzione ed anche della reincarnazione e del karma, come del resto un forte interesse per questioni relative al Buddha e cose simili, però dall'altro lato questo interesse scompare molto presto. Anche negli stessi ricercatori spirituali, non appena si inizia a parlare concretamente di come la scienza dello spirito debba animare la vita esteriore in tutti i suoi minimi dettagli. L'intero mondo esteriore è come una grande macchina in cui l'uomo si sente incastrato come un ingranaggio e non sa fare altro che adattarsi a questa situazione. D'altra parte, sorgono in lui quelle domande che si presentano ad ogni anima che pensi in maniera un po' più profonda, ovvero la domanda sulla vita dell'anima, che
la domanda sull'inizio e la fine della vita. E tra questi due mondi c'è un profondo baratro per la maggior parte degli esseri umani. La maggior parte delle persone non sperimenta affatto un'armonia tra le certezze acquisite grazie alla scienza dello spirito e il modo in cui si pensa e si agisce nella vita esteriore. Per i singoli problemi concreti della vita non c'è lo stesso interesse che invece c'è per questioni teoriche e di principio, né si può pretendere che questo interesse si crei all'improvviso. Però gli scienziati dello spirito hanno la missione di immettere nella loro vita tutto quello che nasce nell'anima, quando essa si va convincendo che le idee della reincarnazione e del karma sono una realtà. Un segno caratteristico dello scienziato dello spirito di oggi è quello di essere occupato a conquistarsi una certezza fondamentale su tale realtà del karma e della reincarnazione. Tutto il resto viene poi da sé come conseguenza di questa convinzione. È chiaro che non è dato a tutti di orientare dall'oggi al domani la propria vita esteriore secondo queste idee, ma ciascuno può farsi delle idee sul modo in cui questi concetti possono diventare forze plasmatrici per la vita esteriore. Prendiamo ad esempio l'idea del karma. Quando un uomo viene al mondo, le sue capacità sono in fin dei conti la conseguenza delle sue precedenti incarnazioni. Se svolgiamo fino in fondo e con coerenza questo concetto, allora dobbiamo trattare ogni uomo come una sorta di enigma interiore, nel quale viene a manifestarsi ciò che vive nei recessi oscuri della sua anima. Questo vale non solo per l'educatore, ma per ogni uomo. Se agissimo di conseguenza, il karma, da questione puramente teorica, diventerebbe una faccenda molto pratica della vita. Però la vita esteriore oggi è ovunque il riflesso di un convivere umano che è stato impostato escludendo i concetti di karma e di reincarnazione, come se si volesse affossare ogni possibilità per gli uomini di concepire queste idee. Così è organizzata la nostra vita esteriore. Ad esempio, niente è così ostile ad una reale certezza del karma e della reincarnazione come il sistema di vita secondo il quale per tutto quello che si fa come lavoro uno debba ricevere in pagamento un salario. La cosa sembra strana. Essa non va intesa nel senso che si debba instaurare dall'oggi al domani un nuovo sistema di vita, ma sta di fatto che in un assetto sociale in cui salario e lavoro si corrispondono, non può sorgere un'autentica e profonda convinzione della reincarnazione e del karma. È chiaro che l'ordinamento sociale per ora non può che restare così com'è, perché anch'esso è sorto in base al karma e ha il suo motivo di essere. Ma lo scienziato dello spirito deve anche saper comprendere che all'interno del nostro ordine sociale deve svilupparsi come un nuovo seme quello che deriva dalla conoscenza delle idee della reincarnazione e del karma. Se si accoglie l'idea del karma, non si dovrebbe soprattutto sentire che è il caso ad averci collocato nel mondo, nel posto in cui ora ci troviamo, ma che quel posto ce lo siamo scelti noi stessi con una decisione subconscia che abbiamo preso prima di nascere, quando eravamo ancora nel mondo spirituale, quale risultato della nostra precedente incarnazione. Una decisione prenatale, presa prima di tornare ad incarnarci, ed è quella che ci pone nel posto in cui ci troviamo e che ci fa arrivare i colpi del destino che ci investono.
Chi la pensa così inizia poco a poco a sentire simpatia, perfino amore, per il posto nel mondo nel quale si trova. Ora si potrebbe dire: la cosa mi pare davvero strana. Per poeti, scrittori e liberi professionisti questo potrebbe anche passare. Per questi tipi di persone è facile dimostrarlo. Ma come la mettiamo con tutte quelle persone che si trovano in situazioni di vita in cui svolgono attività tutt'altro che gradite e nelle quali ci si sente trascurati e oppressi? Una buona parte dei progetti sociali oggi tende ad alleviare questo tipo di insoddisfazione. Innumerevoli associazioni, partiti e così via vorrebbero migliorare la vita in modo che la convivenza umana risulti meno insopportabile.